Ciao, sono Claudio, vengo da Milano, ho conosciuto Turismo Dentale, il primo incontro l'abbiamo avuto nel 2018, ho fatto i miei degli impianti, la chirurgia, sono tornato dopo 8 mesi per mettere i definitivi, ormai sono più di 2 anni che li ho e mi trovo veramente bene. Il problema principale è stato quello di non aver mai avuto un medico, un dentista che si sia preoccupato di fare una cura della bocca, ma se mi faceva male un molare, curava il molare e non vedeva magari un altro problema che poteva nascere successivamente. Quindi mettendo le mani più volte in più zone della bocca si è rovinato tutto. Poi muovendomi un po' su internet ho trovato voi. Ho cominciato a leggere finché ho inviato anch'io la panoramica, sono stato contattato e una sera, settembre 2018, il dottor Palma sarà a Milano, mi ha avvisato, mi ha detto se dovevamo incontrarci, ho detto qual è l'occasione migliore. C'era lui, c'erano due pazienti che già avevano terminato l'iter dei lavori e due persone che invece erano nella fase intermedia con i provvisori, quindi ho detto vado. Infatti, conosciuto loro, mi sono deciso subito e dopo 2 mesi sono arrivato a Chisinau e abbiamo fatto il lavoro. Allora, sì, la vita è cambiata totalmente perché riprendi comunque ad essere spontaneo, anche a sorridere con le persone con cui interloquisci. Prima, non magari, sicuramente tende a tenere la bocca anche un po' più chiusa perché non è a posto e quindi non si è mai spontanea. Invece, al di là del discorso pratico, proprio del mangiare, del nutrirsi, ma anche nel relazionarsi con altre persone è cambiato totalmente. Il complimento più bello è sì, recente, perché il 2 settembre ho accompagnato un gruppo in udienza privata dal Papa Francesco a Roma, e all'ultimo mi hanno detto: guardi che il Papa vuole salutare anche lei. Io sono rimasto lì un attimino bloccato. E allora comincio a pensare cosa gli dico, come lo saluto, oddio, mamma. E sono arrivato lì, niente, ho fatto un sorriso e lui mi ha detto: che bel sorriso. E io sono rimasto veramente contento. C'è una cosa strana, però ci sono rimasto, anche l'emozione del momento, che non era una cosa programmata, ha voluto incontrare anche me, ha detto va benissimo e questa cosa mi ha reso più felice. La prima settimana, sì, no, il primo viaggio nel 2018, sono stato qui una settimana, ho fatto i due interventi dove mi sono stati asportati i miei vecchi denti, mi sono stati posizionati 8 impianti nell'arcata inferiore e 2 giorni dopo 8 impianti nell'arcata superiore e dopo 4 giorni avevo i miei provvisori e già ero contento. Sono tornato a casa. Siccome ho fatto una ricostruzione del seno mascellare, ho dovuto attendere 8 mesi, sono tornato qua in agosto, mi sono fatto 3 settimane e mezzo, non perché fosse richiesta questa tempistica per il lavoro, ma ho detto giro un po' la Moldavia, vado un po' a spasso e ne ho approfittato e sono tornato a casa con i miei definitivi. Ma comunque si faceva, si girava, anche se i viaggi li ho sempre fatti da solo, qui c'è sempre un bel gruppo, si conosce sempre gente. Chi ha paura di venire da solo non è un problema perché comunque non si è mai soli, ma questo l'avete sentito un po' da tutti i pazienti che sono stati intervistati. Ed è bello anche incontrare gente che se l'ha già vista anche nei viaggi precedenti, come in questi giorni. Senza saperlo, qualcuno si trova sempre. Io ho preso il vizio. Sono venuto a fare un controllo 6 mesi dopo aver montato i definitivi e adesso sono venuto a fare un altro controllo. Ciao a tutti, SOS Turismo Dentale, vi faccio. E ora fai un sorriso come quello che hai fatto a Papa. È difficile da riprodurre. Ciao a tutti.